Questa sera a Lentini si è parlato di acqua pubblica, lei viene da Augusta, ecco, che sensazioni ha avuto di questo evento? Allora, l'evento tutto sommato è stato positivo, perché? Perché forse per la prima volta i cittadini prendono coscienza che bisogna scendere in campo, bisogna riinteressarsi di nuovo della cosa pubblica e portare avanti i problemi sempre endemici di questo territorio. Non pensa che alla fine sarà una vittoria di Pirro per i cittadini che sostengono l'acqua pubblica? In questi termini sì. Se voi guardate attentamente, leggete attentamente le ultime notizie che sono giunte dalla vicenda dell'acqua pubblica, dalle riunioni fatte dal prefetto, sembrerebbe che il prefetto, e questo io non so se è una cosa che poteva fare, anticipando la pubblicazione, anticipando la riunione dei 10 sindaci che facevano parte del servizio dei privati, di qualche giorno prima dell'uscita sulla Gazzetta Ufficiale della legge che effettivamente di fatto riportava di nuovo il servizio alla ripubblicizzazione, abbia in qualche modo, diciamo, si è entrato a gamba tesa, tecnicamente si gioca quando si giocava a pallone, si è entrato in gamba tesa evitando di far fare il gol ai cittadini, cioè di riportare di nuovo l'acqua pubblica.